Il nostro viaggio alla scoperta delle aziende agricole insolite, quelle che producono qui in Piemonte prodotti esotici, tropicali, continua. Oggi siamo in Altalanga a scoprire una realtà direi unica in questo genere, sicuramente un pioniere nel mondo dei bambù. Siamo con Thomas Fröse dell'azienda agricola Moso e siamo a Cravanzana. Thomas, come è successo che un tedesco a un certo punto lasci una grande città? Di professione sono fotografo. Un fotografo. Avevo la mia bella vita in Amburgo, il lavoro, però un bel giorno mi è successo che un mio amico mi ha invitato a una cena a base di germogli di bambù fresco. Dopo quella cena mi è rimasto impressionato nella testa l'idea di trovare queste germogli fresche di bambù. Allora pensavo, Amburgo, una città mondiale con grande porto, si trova tutto del mondo. Allora pensavo comprare i germogli. Vado a comprare il bambù. Non si trovano il bambù. Niente bambù, niente bambù ad Amburgo. Allora niente. Così mi avevo nella testa bisogna andare a coltivare il bambù per il germoglio. Cioè è nata una missione, ecco. È nato quello lì e dopo alcuni anni avevo la possibilità proprio di cambiare vita. Allora ho deciso, dai, lasciamo perdere, venduto casa, lavoro, tutto quanto. Sono andato nel profondo sud e mi sono trovato in Altalanga, nel Piemonte. Allora profondo sud non è tanto. Vabbè, però rispetto all'Amburgo è profondo sud, quasi tropicale. È profondo nord. E così ho trovato un bel posticino per fondare una piccola azienda agricola che io con singola persona posso gestire da solo. E volevo produrre tutte le varietà di bambù commestibile. Diciamo qui in azienda, qui intorno nell'azienda ce l'ho la mia collezione di bambù che è ormai composta di quasi tutti i bambù del clima temperato che chiedono un po' di inverno e allora il cambio di stagione. Ho quasi tutti i bambù del mondo del clima temperato qua radunato. Di quante specie varietà parliamo? Di più o meno 150 varietà. E bacco. Ma tu sei un cacciatore di piante, cioè vai sì, nei paesi. Ero una volta un cacciatore di piante, conoscevo tutti. Tutte le persone nel mondo che vanno a cercare in una vallata sperduta in Cina ancora delle piante. Cioè tu andavi allora, proprio a cercartele? Allora per cercarlo conoscevo uno che va lì, allora tu mi dà un po' di quella pianta lì. Ed è nato così il tuo bambusetto? Così. Quindi qua c'è un po' l'essenza dei tuoi viaggi, delle tue esplorazioni nel mondo. Questa è la passione, però anche per sopravvivere. Certo. Poi hai selezionato ho selezionato i bambù più importanti per l'alimentazione. Allora okay. Mi ha per qualche anno moltiplicato e poi dopo ho fatto le mie coltivazioni di bambù, gli appezzamenti di diverse varietà per raccogliere in futuro i germogli. Possiamo magari fare una passeggiata nella tua collezione? Lo facciamo ben volentieri. Ci fai vedere un po' le diverse specialità, quelli secondo te più interessanti. Poi abbiamo qui intorno a noi questi asparagi giganti che sono già dei germogli che sono in fase di fioritura, sono già degli alberi. Poi vedremo come andare proprio a cavare direttamente dal terreno i germogli che ci sono ancora. Però intanto ci vediamo un po' intorno gli esemplari più grandi e ce li racconti. Okay? Ok, facciamo quello. Thank you.
Allora, adesso andiamo un po' per cercare alcuni germogli. Qui si troviamo da una varietà molto particolare, molto molto buono. Si chiama Phyllostachys vivax. Questo è quello cinese, per intenderci. Questa è una varietà cinese che fa dei germogli che sono squisitissimo. Si può anche mangiare crudo, tagliato a insalata, non contengono sostanze repellenti o sostanze addirittura tossiche, sono assente. Quindi non bisogna fare nessuna, nessun trattamento. Nessun trattamento. In fondo sono fatto come un cuore di carciofo, no? Un po'. Sì, quasi. Allora un misto tra asparago e carciofo. Okay. Anche la struttura è fatta un po' come un carciofo allungato. Certo. E tutto il cuore è contiene su alcune varietà fino a 20% di zucchero, allora sono addirittura dolci. E si possono tranquillamente mangiare crudo. Dicevi anche per fare delle tisane alcuni? Sì, per esempio di tisane o per estratti, per cosmetici, usiamo per esempio questa varietà di bambù, è un giapponese, si chiama Sasa palmata, per il motivo delle foglie enorme che qui potete vedere, che sono molto decorative in controluce da sotto. Questo è un bambù che viene 3 metri e fa solo una sottile canna con queste enormi foglie in punta. Incredibile, sembra di essere. Quella ha delle proprietà molto interessanti e ricercatissimo della cosmesi. Anche quelle lì straiate con queste foglie sono ideali per creare dei siepi e bordi. Sì, questi sono anche molto decorativi. Sono molto decorativi, sì, sì, ci sono tante varietà. 150 varietà di bambù in 5 ettari di terra. Guardate qua intorno, siamo in una foresta di bambù, dove ti giri, però ogni tanto compare un noccioleto, ricordarci che siamo anche nelle Langhe, infatti. E altrimenti potrebbe essere questa una selva thailandese o del sud della Cina, nello Yunnan. La diversità è enorme, vedete con fogli piccoli poi fogli grandi. Anche ma anche enorme. Questi con le foglie piccoline possono fare germogli commestibili? In teoria sì, però sono talmente piccole che vale la pena. Non vale la pena perché non c'è quasi niente da mangiare. Ho visto, io vedevo in Cina spesso anche vendono sui mercati dei bambù che sono sottili come asparagi piccolini. Infatti no? Sono quei bambù che abbiamo appena visto, il Sasa palmata. Quelli sono buonissimo mangiare, sono grandi come piccoli. Erano eccezionali, crudi anche quelli. Però sono fantastico. Più colore verde avevano che colorazioni bianche o giallastre. Adesso vediamo anche tutte le varietà di bambù gigante che sono già fuori. Il stadium del germoglio è già passato 3 settimane, adesso sono arrivato a 15 metri. Cioè, ma in quanto tempo? Perché loro hanno una crescita enorme. Crescono qui da me su 50-60 cm al giorno. Però ho letto il record mondiale su quel muso e misurato in Giappone 1,20 m al giorno. Cioè se tu stai così fermo a guardarlo... Quando tu ti metti davanti una canna un po' in riposo e guardi, tu vedi come si alzano. Addirittura. È incredibile. Meraviglioso. Adesso avviciniamoci al famoso bambumoso, che è anche facilmente riconoscibile, non solo per la dimensione, perché lui può diventare alto fino a 35 metri, con diametri 15-20 cm delle canne. Qui sono ancora un po' più modesto, però è riconoscibile facilmente, perché di bambù di solito sono molto liscio, la canna, mentre il moso, questo è peloso. Quando si va lentamente con le mani veluto, sopra, è velluto. E gli anelli sono separati gli uni dagli altri, non le due, le canne? Allora, le canne sono dentro, sono vuote. Sono vuote. Però dove c'è quel nodo, lì c'è un diaframma di legno, abbastanza sottile, 2 mm al massimo, però dà la stabilità alla canna. Okay. Allora, quando la canna si piega, non si schiaccia.
Ok. E così tiene così. E anche un altro compito molto importante, perché il bambù non è un albero, è una graminaccia. Allora un'erba, come un'erba comune. Dai. Allora una pianta che ha le fibre parallelo, anche i capillari. Allora se per esempio la canna prende una ferita da una parte, magari dal picchio un buco, allora la linfa va dritto su e poi trova quel buco e non può più continuare, possibile, perché non si può spostare certo. Lateralmente come in un albero. Però così ha pensato la natura, proprio dove c'è il diaframma, si può cambiare la strada attraverso il diaframma per salire dall'altra parte per tornare. Magari in quella zona un germoglio che è ancora perfetto per raccogliere, per farci uno che vada bene, perché stasera. Questo è troppo grosso, non va bene questo. Quello è troppo grosso perché comincia alla base già a lignificare, così si esclude proprio per quello lì, non si questo, può più masticare. Questo niente. Qui, allora bisogna trovare uno che è appena nato dalla terra. Per esempio vedo uno bellissimo qua, quello lì ha la dimensione proprio giusta. E sembra che è bello largo alla base. Vedi, e non è largo, troppo però alto. Però è ancora tutto massiccio e non... allora ideale per la cucina. Allora adesso cerchiamo di tirarlo fuori. Allora, qui c'è un'attrezzatura proprio. Un'attrezzatura, ma non si crede con questa cosa su un germoglio che è tenero, però è lui inserito nella terra in un rizoma. E lì dove è collegato è un pezzettino di legno. Lì devo staccare, così esce fuori tutto quindi ci vuole il martello di Thor. Allora, infatti. Allora adesso cerchiamo un po' la base. Bisogna alzare un po' la terra. Fare un po' delicato per non colpire il germoglio. Per trovare dove è il punto di inserimento. Quindi bisogna andare giù parecchio. Dipende un po', diciamo che queste sono già le ultime della stagione e sono quelle lì che nascono per l'ultimo, che nascono da profondità un po' più avanzata. Ecco, l'ho trovato, adesso un punto, si vibra proprio quello lì, e lì il punto di inserimento dove nasce dal rizoma. Dove adesso si innesta, tac! Faccio un colpo secco e se siamo... troviamo proprio giusto e anche fuori. E la pianta un po' rotto, non patisce di questo? Cioè l'anno prossimo poi butta ancora o muore? Il prossimo anno butta di nuovo. Adesso abbiamo un bel germoglio, non perfettamente tagliato come... Bene, avete visto quante varietà di bambù commestibile esistono, sicuramente non ne conoscevate così tante, noi ne abbiamo già raccolte alcune che destineremo decisamente alla nostra cuoca giapponese che ci sta aspettando al Petit Restaurant Giapponese di Avigliana per fare 3 ricette. E ora ci andiamo. Dalle Langhe alla Bassa Valsusa, la cucina giapponese raccontata attraverso uno dei suoi ingredienti più importanti, il germoglio di bambù. Abbiamo visto nei campi come si coltiva, le diverse varietà di bambù commestibile che sono oltre 200, e qui siamo ad Avigliana, alle porte della Val di Susa, in questo piccolo angolo di Giappone, una delizia che questa giovane coppia italo-giapponese ha regalato al nostro Piemonte. Com'è nata un po' l'idea, il progetto di portare uno spicchio di Giappone in questo angolo di Piemonte? L'idea è nata con il nostro matrimonio. Praticamente quando ci siamo sposati abbiamo deciso il primo ristorante. Abbiamo deciso di fare un lavoro che ci consentisse di stare insieme tutto il giorno, ma soprattutto che ci consentisse di mettere a frutto le esperienze di vita precedenti. Quindi la passione per la cultura italiana, per il cibo di Naomi, e la passione per la ristorazione da parte mia. Quindi lei ha vissuto in Giappone, mi raccontava, un lungo periodo. Sì, Vittorio, ho vissuto circa 10 anni in Giappone, dal 2001 al 2010. Occupandosi di, se lo possiamo dire? A lungo, in gran parte, di ristorazione. Di ristorazione italiana. In quel caso. Sì, sì, e sì. Lì poi si è folgorato sulla via dell'Oriente. Sì. E ne è nata questa
questa bella realtà. Ecco, Naomi mi raccontava di là in cucina mentre preparavamo gli ingredienti di una sua precedente attività, però in un settore completamente diverso, sbaglio? Sì, io facevo cantante lirica. Cantante lirica, che in cucina vocalizza ancora ogni tanto mentre prepara gli ingredienti, quando ci sono la sala piena per smaltire un po' lo stress e la tensione. Vabbè, abbiamo scherzato, però qua si fa sul serio, è uno dei migliori ristoranti giapponesi presente nelle guide più importanti e per questo l'abbiamo scelto come testimonial del Piemonte della cucina giapponese che sa interpretare anche i nuovi prodotti della campagna piemontese, in questo caso i germogli di bambù. Ed eccoci finalmente nella cucina del Petit Restaurant Japonais con Naomi che ci introdurrà all'uso del bambù. Come tutti gli ingredienti richiede alcune piccole accortezze per poterlo utilizzare. Quali sono le accortezze che dobbiamo adottare per cucinare il bambù? Allora, bambù si trova così. Questa parte dobbiamo tagliare. Faccio vedere. Quindi questa va eliminata, non si può mangiare questa. No, qua non si può mangiare. Poi questa parte un po' duro per la pelle, dobbiamo anche pulire. Tutte le foglie che proteggono il germoglio, che sono coriacee, non si possono mangiare perché sono legnose. È un po' come, possiamo fare un esempio col carciofo, no? Bravissimo. Dobbiamo arrivare al cuore del carciofo eliminare tutte le foglie esterne. Ecco. Ecco qua, adesso è diventato qua parte bianca, un po' morbido, questa parte possiamo mangiare. Ecco. Poi adesso taglio un po', parte qua, guardate qua. Ecco, la sezione ha tutto una membrana particolare. Poi adesso metto un po' di, taglio metà così cuocere bene, poi metto in acqua. Perfetto. Con riso non arrabbiato, riso. Ah, è riso naturale. Sì. L'aggiunta del riso serve per togliere un po' l'amaro. Sì, amarezza, giusto? Sì. Perché è un po' come il cuore di carciofo, il bambù ha un amaro che si può togliere anche con l'aggiunta di una farina che si chiama kuzu, oppure appunto non avendola in casa potete usare tranquillamente del riso normale, questo è riso normale. Anche italiano. Sì. Perfetto. Poi quando cuocere bambù sempre su e giù, questo metto così, sempre rimane giù. Ah, ok, per tenere in ammollo il bambù durante la cottura. Importante che sempre fuoco basso. Poi dopo un'ora controlliamo questo, si può entrare tutto, pronto. Poi dopodiché spengo fuoco, poi lascio riposare, non mettere acqua, non mettere in frigo, qualcosa, lascio così. E così ammalezzare e va via. E allora vediamo la prima ricetta. Che cosa hai pensato di farci con questi germogli? Zuppa di miso. Yes. Ma vedo che ne hai già anche pronti in busta. Sì, in Giappone in supermercato sempre usiamo già pronto, così non aspettiamo tanto quella preparazione di bambù, quindi a casa Giappone sempre usiamo questo. Si usa questo, ecco, magari nei paesi in campagna si usa ancora il germoglio, a Tokyo sicuramente dove tutti hanno fretta molto meno. Ecco, quindi è importante sapere che se avete la fortuna di procurarvi il bambù fresco, dovete lavorarlo come abbiamo spiegato, però se avete poco tempo e non riuscite a procurarvelo, c'è sempre la soluzione, si compra online nei siti, nei negozi di prodotti giapponesi, soprattutto a Milano, devo dire, o a Roma, nelle piccole città purtroppo non si trova. Bene, vediamo poi gli ingredienti che serviranno. Sì, allora metto un po' di bambù, adesso dopo taglio, cipolla, alghe wakame, questo già secca, dopo mettere acqua calda un po' crescere. E pasta di miso,
e brodo di tonnetto, tonno brodo. Allora apro. Bene. Ecco, c'è una tecnica per tagliarlo, bisogna seguire le venature. Così, così un po' di... Così. Come bambù proprio. Taglio sottile. Io sono curioso, mi viene già ad assaggiarlo. Una fettina. Piccolino, in Giappone sempre tagliamo piccolino. Taglio cipolla. È una ricetta molto semplice, quindi il bambù è un ingrediente molto versatile, si può usare anche crudo nelle insalate, si può usare bollito. E questo appunto lo vedremo in una zuppa. Poi andiamo a mettere in pentola. Allora metto adesso acqua calda, verso mezzo litro. Metto subito cipolla, l'ho tagliato sottile, quindi cuocere subito. E brodo di tonno. Buonito. Questo è il granulato che serve per fare le zuppe base. Dashi, dashi primario. E poi aggiungiamo bambù. Il nostro germoglio di bambù che abbiamo già precedentemente scottato, quindi farà una seconda cottura. Lasciamo prendere, deve far bollire la zuppa, deve bollire, giusto? Sì. Verso cotto cipolla, tanto bambù già cotto, mettiamo miso. Il miso giallo, che è proprio la varietà di miso che si usa per fare la zuppa, zuppa di miso. Sì. Miso shiro. Miso shiro, bravissimo. Quando scioglie miso, mettiamo alghe wakame. E che lavora proprio con la fiamma molto alta, eh? Lo aggiungiamo, alghe wakame, questo già secca, però quando metto qua, crescere. Eh sì, a contatto con l'acqua l'alga rientra nel suo ambiente naturale e quindi riprende vita, si reidrata e rilascia anche sapori. Sì. Quanto tempo deve bollire più o meno? Ma 5-10 minuti già pronto così. Molto poco, veloce, sì. Quindi anche queste per sono 2-3 persone. Tutte ricette molto veloci. Che profumo! Io adoro la zuppa di miso, che in Giappone si mangia a colazione spesso. Sì, da colazione, pranzo, cena, sempre mangiamo. In molti ristoranti voglio. Orientali, anche in Cina, al mattino nel buffet della colazione c'è sempre, esatto. Se c'è una clientela giapponese non manca mai la zuppa di miso. Alghe wakame anche sciogliendo. E voilà, la zuppa è pronta. Una seconda ricetta che possiamo pensare con i germogli di bambù e prevede lo spadellamento, comunque la saltatura del germoglio. Come si chiama questa ricetta che facciamo adesso? Diciamo che è kimpira di bambù, kimpira di takenoko. Anche questa molto semplice, vediamo prima gli ingredienti, il taglio del bambù, poi lo salteremo subito dopo. Sì, ingredienti sempre bambù, takenoko. Sempre il cuore del bambù. Salsa di soia, olio di sesamo, zucchero e sesamo. E sesamo. Come va tagliato il bambù? Facciamo allora, vedere. Sempre piccolino, sottile. Qua. Un po' sottile così. E pochi ingredienti, ricette molto semplici che potete fare tranquillamente nella cucina di casa. E andiamo. Andiamo. Andiamo a cucinare. Allora metto un filo di olio. Olio di semi. Sì. Metto quella di tagliato bambù.
i germogli di bambù tagliati a striscioline, ok. Ecco, a volte il bambù già cotto così può essere anche servito semplicemente nella cucina italiana con un filo d'olio extravergine d'oliva e un po' di sale, però qui lo aromatizziamo con gli ingredienti giapponesi. Poi mettiamo un po' di zucchero. Zucchero granulato. Questa è una particolarità della cucina giapponese, che usa lo zucchero in molte ricette, quindi ha quella base sale e sucré, direbbero i francesi. E salsa di soia. Un po' di shoyu, salsa shoyu. Di soia. A caramella leggermente. Poi metto un po' di olio di sesamo, così profumo un po' buono. Olio di sesamo tostato. È già pronto per colore. E via. Veramente velocissimo, qua sono una manciata di secondi. Siamo forse sotto il minuto. È una spolverata di semi di sesamo. E anche questa ricetta è fatta. I germogli di bambù li troviamo in molte cucine orientali, Cina, Giappone, Corea, in parte anche in Thailandia, e questa ricetta che faremo adesso ci permette un po' di ricordare lo stretto legame tra la cucina giapponese e la cucina cinese. Sappiamo che i ravioli sono originari della Mongolia, del nord della Cina, e anche la denominazione in cinese jiaozi, che in giapponese diventa Gyoza. Gyoza è una traslitterazione, così come i ramen in Cina sono la mian. E quindi, ecco, con questa ricetta che poi ci permette di vedere anche l'evoluzione. Ogni ricetta, quando viaggia nello spazio e nel tempo, si modifica. E questa versione è davvero curiosa, non l'avevo mai assaggiata, la scopriremo insieme. Prevede proprio il ripieno con anche i germogli di bambù. Allora, germogli di bambù, takenoko. Cipollotto primaverile, fabbro cappuccio, c'è anche berza, va bene, e zenzero, foglie di cavolo berza e zenzero, ecco, e qui carne di maiale. Carne di maiale come ripieno, qua l'hai già lavorato, cosa hai aggiunto nel ripieno della carne di maiale? Salsa di soia e olio di sesamo. Olio di sesamo, quindi una profumazione classica di gyoza, diciamo. E poi hai le skin, pasta di gyoza. Le pasta già stese, sono molto sottili, sono sottilissime, un po' come le ostie. Vengono anche queste, potete farle in casa, vengono vendute già pronte, anche surgelate, che sono molto comode. Bene, vediamo allora come possiamo fare la ricetta. Sì, allora, bambù, tagliamo piccolino. Praticamente bambù è molto croccante, quindi si può divertire croccantezza in bocca. Certo, un bel gioco di consistenza, perché abbiamo il morbido del ripieno di maiale, tra l'altro solitamente il ripieno ha un 30% di carne, di materia grassa, che mantiene morbido il raviolo durante la cottura. La foglia di cavolo verza. Tagliamo sempre piccolino. Cipollotto. Una cosa interessante è che noi del cipollotto solitamente il gambo lo buttiamo via, mentre invece si usa per fare okonomiyaki, tante ricette, per le zuppe anche, no? Sì. Quindi impariamo anche a ridurre un po' gli sprechi, perché con i suggerimenti delle cucine orientali riusciamo anche a utilizzare al meglio tante cose che noi consideriamo un po' degli scarti, e non lo sono. E poi faccio grattare
È una grattugiata zenzero, di... Zenzero, scorro tutti. Il ripieno. Deve riposare un po' solitamente? Sì, o... 10 minuti, sì. Però, che profumo, sì. Meraviglioso. È qua proprio il fresco della cipolla con l'agrumato dello zenzero. Adesso ecco il ripieno. Oh, quindi è una parte difficile, perché insomma chiudere i ravioli non è semplicissimo, bisogna fare un po' di esercizio. Vendono anche delle macchinette per farlo. Sì, l'ho visto. Una cucchiaiata piena al centro. Questa acqua fredda. Un po' di acqua inumidire per favorire l'attecchimento. E qui... Benissimo, ecco già fatto. Solitamente una porzione di gyoza, quanti se ne mangiano? Oh, in Giappone gyoza è solo gyoza 10-15. 10-15? Solo quelli. Però è con tipo ramen, 5 pezzi con 5 ramen, pezzi. Qualcosa. Da 5 a 10, io sono sicuramente da 10. Va bene, allora con questo poi non ci resta che cuocerlo, li faremo cuocere a vapore, come li cuocerai? Con la padella. Ah, con la padella, sì, giusto, sì. Giusto, brasati sotto. Sì, brasati. Va bene, sì. Allora intanto abbiamo visto la preparazione degli ingredienti e subito dopo passeremo alla cottura. Adesso è sulla padella, filo di olio. Sempre olio di semi, giusto? Sì. Olio d'oliva non si usa nella cucina giapponese se non in quella moderna, contemporanea, perché il Giappone, dovete saperlo, è diventato un importante produttore di olio extravergine d'oliva. Sì. Metto qua. Quindi si dispongono qua. Bene, sì. In fila. Poi adesso qua metto acqua. Un pochino acqua. Sì. Un pochino di acqua. In modo che poi con il vapore dell'acqua cuoceranno e sotto faranno la classica doratura. Quando suona subito mettere coperchio, poi aspettiamo che asciuga l'acqua. Quindi devono proprio cuocere ad alta temperatura? Sì. Allora, quando verso asciugando, io ho paura un po', faccio abbassare, metto olio di sesamo, così profumo molto buono. Attenzione. Ah, direttamente sopra, sì. Così. Così aspettiamo. Voilà. Eh sì, adesso si vede che sta cominciando, sì, a fare tutta la doratura dal bordo sotto, che croccante. Comincia a prendere colore. Dobbiamo aspettare un pochettino, così diventa croccante. Qua. Perfetto, cottura croccante. Ale, benissimo, velocissimo anche questo, pronti per essere assaggiati. Adesso ci andiamo. E ora la gioia dell'assaggio dopo la cucina, ancora caldi. Cominciamo con questo zenzai, che è un kimpira di fatto una versione appunto a base di germogli di bambù. Belli croccanti. Qui il sapore neutro del germoglio di bambù, assorbito benissimo l'olio di sesamo che spicca e sullo sfondo il gusto della salsa di soia, delizioso. Una ricetta velocissima, facile e altamente gradevole. E ora i ravioli gyoza, la mia passione, ne vado ghiotto. Sono curioso di assaggiare questa variante al germoglio di bambù. Bagniamo leggermente da questo lato e assaggiamo.
Morbidissimo. C'è questo contrasto tra l'involucro, piacevolmente gommoso, con l'interno della carne. Tra l'altro carne di ottima qualità, perché qui stiamo usando una carne di un maestro del gusto, quindi non è carne qualsiasi. E poi l'aromatizzazione, il cipollotto e lo zenzero che la fa da padrone. Buonissimo, ne faccio un altro. Il bis è d'obbligo. Poi li mangio tutti, eh. Ora la zuppa di miso, un grande classico, però anche qui in una versione con i germogli di bambù. Abbiamo visto, veramente velocissima da fare. Allora, non si mangia col cucchiaio, attenzione, ma secondo la tradizione giapponese va prima mescolata in modo che tutti gli ingredienti si amalgamino bene, poi va presa in questo modo e sorbita, magari facendo anche rumore. Proviamo. Deliziosa. Prima il brodo e poi i pezzettini. Cominciamo proprio dal bambù. Anche qua un bel gioco di consistenze, perché abbiamo la cipolla morbida, l'alga wakame che nel frattempo si è reidratata, anche questa piacevolmente gommosa, e poi il germoglio di bambù che è rimasto croccante. Veloce, buona e salutare. E con questa zuppa di miso chiudiamo. Alla prossima, il viaggio continua.